Una mostra speciale in uno scenario suggestivo. Al castello di Nocciano rivivono i favolosi anni Ottanta, ma non si tratta di musica. In bella mostra ci saranno le maglie, rigorosamente made in Abruzzo, indossate da calciatori e campioni dell'epoca delle più blasonate squadre italiane di Serie A e Serie B. Un tuffo nel passato grazie al marchio NR alias Nicola Raccuglia, lo storico fondatore dell'omonima azienda. 85 anni, Raccuglia ha origini siciliane ma è pescarese di adozione. Ex calciatore, ha giocato anche nella squadra biancazzurra. Il suo brand era un'istituzione per chi seguiva il calcio in quegli anni. Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta, Sampdoria e tante altre, naturalmente Pescara. Ecco Capitan Zucchini con la mitica maglia blu con le righe laterali. La mostra verrà inaugurata domani alle 18 nei saloni del Castello d'Esterri Caliprandi di Nocciano nell'ambito della manifestazione Raccontami il calcio, che prevede un convegno con la partecipazione di diversi ospiti a partire dal figlio di Nicola Raccuglia, Enzo. Interverranno anche Bruno Nobili, formidabile numero 10 biancazzurro, l'agente FIFA Dino Zampacorta e la presidentessa del club Donne Biancazzurre Nella Grossi, che ha arricchito la mostra con diversi cimeli del Pescara fine anni 70. In esposizione, oltre ad una trentina di maglie, anche decine di fotografie dell'epoca. La mostra ad ingresso libero rimarrà aperta fino al 9 giugno. Deus ex machina dell'iniziativa, un grande appassionato di sport, Vittorio Russo, che insieme ai suoi collaboratori ha organizzato tutto in maniera maniacale. Presente anche Rete8 con il direttore Carmine Perantuono e il giornalista Massimo Profeta, che sarà il moderatore del convegno.